Trump sceglie la linea della difesa e non dell'attacco nei confronti di Putin sul dossier Russiagate. Durante una conferenza stampa in Vietnam, il presidente degli Stati Uniti, parlando delle interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali americane, ha detto di credere a quanto riferito dalla presidente russo. Il leader del Cremlino ha negato qualsiasi coinvolgimento di Mosca nella campagna elettorale americana. Dobbiamo lavorare per risolvere la crisi in Siria, in Nord Corea, in Ucraina, il problema del terrorismo. Credo che avere un rapporto amichevole con la Russia, invece di continuare ad attaccarli, sia un bene per il mondo e per il nostro paese. Il tour asiatico di Trump continua dopo il Vietnam, fa tappa nelle Filippine, dove il suo arrivo è stato anticipato da numerose proteste. Diverse manifestazioni sono in programma vicino all'ambasciata degli Stati Uniti nella giornata di lunedì. Il presidente degli Stati Uniti si trova nel paese per partecipare al vertice ASEAN il 13 e il 14 novembre.